Ci troviamo nel luogo delle memorie delle genti lametine, detto anche Ecomuseo delle Memorie. Non è un vero e proprio museo, ma è un luogo che il professore Zaffina ha predisposto raccogliendo oggetti di uso quotidiano del San Biasino, quindi nell'ambito qui di San Biase, raccolte in questa casa che non è bastata, quindi non è organizzato come un museo, ma è organizzato come un luogo della memoria per far ritornare in mente oggetti e usi e luoghi di San Biase. Gli oggetti che ci sono qui sono tanti, tantissimi. Alcuni sono particolari, di cui non sapevo neanche l'esistenza. Ti faccio un esempio in particolare. Per esempio, c'è un oggetto che serve a legare le zampe della capra o della pecora per essere munta, per evitare che scalciava. Quindi oggetti che vanno dal quotidiano appunto pastorale fino alle casserole della cucina e tanti altri oggetti nascosti. Per esempio, c'è una vetrina qui dietro noi dove c'è del tabacco da masticare, cose che abbiamo visto forse nei film, sentite, eppure era usanza, si usava, e qui è ricordato e conservato. Sì, questa è una zona molto viva, diciamo che è degli inizi prima del Novecento sicuramente, ma questo luogo era abitato anche prima, quindi a parte il ricordo che dici tu di un quartiere vivo e frequentato, da qui passava anche la via Popilia. Questo luogo sembrerebbe, almeno sicuramente nell'Ottocento lo era una stazione di posta. Il vaglio che hai visto prima, c'è l'abbeveratoio e il pozzo, quindi sicuramente a fine Ottocento era una stazione di posta, anche per la sua posizione, perché subito dopo si sale, quindi si inizia ad arrampicarsi per andare in montagna, a San Mazzeo, quindi ha proprio un senso anche che sia qui il luogo di posta, era il momento di scambio tra la montagna e la marina. E ti ripeto, molto probabilmente questo luogo era sempre stato un luogo di posta, anche nel periodo romano, quindi stiamo parlando di una zona frequentata da sempre. Però questa casa fa riferimento dal Novecento in poi, diciamo anche un po' più avanti, dal dopoguerra in poi, quindi della seconda migrazione. Sì, insieme all'associazione del luogo delle memorie del professore Zaffina e un'altra associazione di Dasà, stiamo cercando di rianimare sia questo luogo fisico e sia il quartiere di San Biase. Abbiamo iniziato a fare del trekking urbano, quindi far conoscere le zone di San Biase, perché spesso e volentieri noi non conosciamo neanche la nostra storia e i pezzi di storia che ci sono, che sono importanti. Sì, a parte la possibilità di venire a visitare, noi pensiamo una volta al mese, il giovedì, di animare la cucina, quindi di fare dei pranzi tipici nostri, tipici locali, in modo da frequentarlo e da riscoprire proprio quel ritmo del tempo che scandiva lentamente. Poi la crispellata, forse la cosa bella non era solo il lume di candela, è che il tempo sembrava più lungo, eppure siamo stati solo 3 ore, non siamo stati tantissimo. È proprio riscoprire questi ritmi lenti, che forse sono i ritmi che necessitano in questa società frenetica, e riscoprire il passato significa anche riscoprire questi ritmi lenti. Sì, diciamo che questo è un po' l'obiettivo di quest'anno, di raccogliere un po' di fondi per pubblicizzarla, per animarla, perché poi gratis è difficile fare le cose, e per dare continuità all'apertura abbiamo necessità di raccogliere fondi, sia venendo a visitare gratuitamente, quindi lasciando un contributo dopo la visita, sia se qualcuno volesse dare un contributo più generico, soci sostenitori, amici che vogliono contribuire, perché questo permetterebbe magari di fare anche dei convegni. Per esempio, abbiamo l'idea di fare una scuola di dialetto con incontri periodici mensili, però tutto questo significa strutturarsi e avere anche una capacità economica, non tantissima, però di poter mantenere la luce, l'acqua, di poter stampare qualche volantino per fare pubblicità e di fare quelle attività che necessitano per la manutenzione poi degli oggetti che ci sono, perché questa è una casa vera e propria
è un problema che sicuramente abbiamo come associazione, quello di mantenerli poi questi oggetti, non solo di farli visitare. Sì, noi appunto per poter fare questo siamo disponibili tutti i giovedì, sia la mattina che il pomeriggio, sperando di poter allungare anche le giornate, nel senso siamo solo il giovedì perché abbiamo disponibilità noi di incontrarci il giovedì. Se ci fosse qualcun altro potremmo continuare e anche ad aprire altre giornate, quindi ben venga chiunque voglia contribuire, voglia portare anche degli oggetti che magari sta per buttare, che magari possono essere conservati. Qualsiasi cosa a noi è ben gradita, insomma. E siamo qui ad aspettarvi giovedì dalla mattina fino al pomeriggio, fino a quando non fa buio. C'è una paginetta Facebook da poco per quanto riguarda proprio il museo, quindi anche lì ci sono dei riferimenti. E comunque su progettogedeone.it ci sono i miei numeri di telefono, i miei contatti, e c'è una pagina dedicata alla promozione del Museo della Memoria.